Veniamo dunque all'interpretazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico. Come già detto nella precedente lezione, Einstein, studiando indipendentemente lo spettro del corpo nero, era pervenuto alla convinzione che non soltanto lo scambio fra la radiazione e la materia fosse quantizzato, bensì che la radiazione stessa fosse costituita da quanti, che d'ora in poi chiameremo fotoni, dotati ciascuno di un'energia, data dalla relazione di Planck, E uguale H per F. L'energia del singolo fotone è data dal prodotto della costante di Planck, che ricordiamo vale 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondo, per la frequenza della radiazione a cui quel fotone appartiene. Dunque, se noi prendiamo un fotone di luce rossa, come nell'esempio che vediamo qua riportato in figura, noi sappiamo che siccome la frequenza della luce rossa è relativamente bassa, infatti la sua lunghezza d'onda è alta, se la frequenza è bassa vuol dire che l'energia di un fotone rosso è relativamente bassa. Se andiamo invece a prendere un fotone di una luce blu, allora siccome la frequenza della luce blu è più elevata, anche ciascun fotone della luce blu avrà un'energia più elevata. Vediamo nuovamente la simulazione precedente, ma utilizzando questa nuova interpretazione di Einstein. Ecco qui la simulazione. Ricorderete che variando il cursore dell'intensità luminosa veniva visualizzato un fascio di colore sempre più intenso. Cosa succede nell'interpretazione di Einstein? La luce è costituita da fotoni, quindi la lampada che illumina la lastra in questo caso emette dei fotoni, e quanto più l'intensità della luce emessa dalla lampada è elevata, tanti più fotoni vengono emessi. Quindi, in pratica, una luce più intensa è costituita da più fotoni, ma l'energia del singolo fotone è sempre la stessa. Dunque, eccoci all'interpretazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico. Einstein concepisce l'effetto fotoelettrico come derivante da una interazione uno a uno tra un fotone e l'elettrone di conduzione. In questo senso, siccome il fotone porta con sé un'energia H per F, se questa energia viene comunicata all'elettrone e questa energia è superiore o al limite uguale al lavoro di estrazione dell'elettrone da quel metallo, allora si ha effetto fotoelettrico. Il caso limite si ha quando l'energia del fotone è esattamente uguale al lavoro di estrazione. In questo caso siamo nella cosiddetta frequenza di soglia, cioè l'energia del fotone è appena sufficiente per far fuoriuscire l'elettrone. Qualora invece l'energia del fotone sia maggiore del lavoro di estrazione, la restante parte d'energia che è stata comunicata all'elettrone sarà presente sotto forma di energia cinetica, e dunque potremo scrivere che l'energia del fotone viene ripartita in lavoro d'estrazione più un'energia cinetica data all'elettrone. Ovviamente, quando l'elettrone interagisce con la materia, può uscire avendo già perso parte della sua energia cinetica. Dunque, a noi interessano in particolare gli elettroni che escano con le minime interazioni con la materia, cioè quelli che escono con l'energia cinetica massima. Ed ecco questa che è la relazione fondamentale di Einstein. In pratica ci dice che l'energia cinetica massima degli elettroni fuoriusciti è data da HF, cioè l'energia del fotone, sottratta dell'energia servita per fare uscire l'elettrone, cioè il lavoro di estrazione. Queste poche semplici idee spiegano tutti i paradossi
che si erano notati in base all'elettromagnetismo classico grazie al lavoro di Leonard. Riprendiamoli uno ad uno. Il primo punto, si era detto, era l'esistenza di una frequenza di soglia al di sotto della quale non esiste l'effetto fotoelettrico. Beh, è chiaramente spiegato da Einstein. La frequenza di soglia è quella frequenza tale per cui i fotoni aventi quell'energia legata alla frequenza di soglia sono appena sufficienti per far fuoriuscire gli elettroni. Se la frequenza della radiazione è inferiore alla frequenza di soglia, H per F è più piccolo del lavoro di estrazione e quindi l'effetto non avviene. Siccome abbiamo detto che l'energia dei fotoni dipende dalla frequenza, ecco allora che se io ho una radiazione, ad esempio, rossa, H per F della luce rossa può essere minore del lavoro di estrazione da un determinato metallo e dunque l'effetto fotoelettrico non avviene. Se prendo invece una radiazione blu, o meglio violetta, ultravioletta, l'energia del singolo fotone è più grande ed è sufficiente per far uscire l'elettrone e quindi l'effetto fotoelettrico avviene. Nel caso limite in cui l'energia è appena sufficiente per la fuoriuscita, abbiamo trovato la frequenza di soglia. Secondo punto notato da Leonard. Più l'intensità della radiazione è elevata, cioè l'irradiamento della superficie è elevato, tanto più fuoriescono elettroni dovuti all'effetto fotoelettrico. Anche questo è chiaramente interpretabile. Se rivediamo la nostra simulazione, abbiamo visto che fare uso di una radiazione debole equivale a far uso di una radiazione che porta con sé pochi fotoni, che quindi estraggono pochi elettroni. Ma se l'intensità della radiazione viene aumentata, i singoli fotoni hanno sempre la stessa energia, ma sono in numero superiore e dunque possono estrarre più elettroni. Quindi è chiaramente spiegato anche questo. Infine, il terzo punto, l'energia cinetica massima degli elettroni estratti, che ricordo è legata al potenziale d'arresto, fosse la stessa sia nel caso di una radiazione debole o di una radiazione intensa. E qui è nuovamente tutto chiaro. La radiazione debole porta con sé degli fotoni di energia HF, ma se questa energia è sufficiente per far avvenire l'estrazione, e allora l'effetto fotoelettrico avviene e l'energia cinetica massima degli elettroni è data da HF meno il lavoro di estrazione. Se la radiazione è molto intensa, usciranno più elettroni, ma nell'interazione 1 a 1 fra l'elettrone e il fotone, il legame è sempre lo stesso. Quindi, siccome il fotone, anche se appartiene a una radiazione intensa, ha comunque un'energia HF, ecco che sottratto il lavoro di estrazione l'energia cinetica massima è la stessa, sia che la radiazione sia debole sia che sia intensa. Anzi, questa relazione è proprio una previsione che Einstein fece e che può essere rappresentata in un grafico cartesiano. Infatti, se mettiamo l'energia cinetica massima K max sull'asse delle Y e la frequenza sull'asse delle X, ricordando che K max è uguale ad HF meno il lavoro di estrazione, si vede che fra l'energia cinetica massima e la frequenza intercorre una relazione lineare. Relazione lineare che ha come coefficiente angolare H, cioè la costante di Planck. Il lavoro di estrazione, dato negativo, non è altro se non l'intersezione di questa retta con l'asse delle Y ed è diverso da materiale a materiale. Dunque, se io ho a che fare con un altro materiale, avrò un diverso lavoro di estrazione, quindi una diversa intersezione con l'asse delle Y, perché il materiale è diverso, ma la pendenza sarà sempre la stessa H. Ecco dunque una previsione che può rendere
chiara la bontà dell'interpretazione di Einstein. E a questa previsione sperimentale, alla verifica sperimentale di questa previsione, si dedicò Millikan e lo fece in un lavoro molto famoso del 1915. Ed è curioso il fatto che Millikan non fosse convinto della bontà della previsione di Einstein, per cui cercò veramente di contrastarla e di dimostrare che essa non era vera. Ecco le parole di Millikan. Passai 10 anni della mia vita a sottoporre a controlli quell'equazione di Einstein del 1905. Contrariamente a ogni mia aspettativa, fui costretto nel 1915 ad ammettere che era verificata con certezza, nonostante sembrasse assurda, perché contraddiceva tutto ciò che si sapeva sull'interferenza della luce. È da notare che Millikan, pure scettico, vinse nel 1923 il premio Nobel proprio per questo lavoro. Che l'ipotesi di Planck sui fotoni fosse innovativa e difficilmente accettata dai fisici lo testimonia anche un intervento di Planck che nel 1913, insieme ad altri colleghi, propose la nomina di Einstein come membro dell'Accademia Prussiana delle Scienze e nella raccomandazione per questa proposta cercarono però di scusarsi e di scusare la proposta dei quanti di luce. Questo scrive Planck con i suoi colleghi. In breve si può dire che non c'è quasi nessuno dei grandi problemi di cui la fisica moderna è così ricca al quale Einstein non abbia dato un contributo rilevante, che possa a volte aver mancato il bersaglio nelle sue congetture, come per esempio nel caso dell'ipotesi dei quanti di luce, non può essere in realtà considerato troppo grave. È impossibile, infatti, introdurre idee veramente nuove, neppure nelle più esatte delle scienze, senza correre a volte qualche rischio. Dunque, questo vi dà l'idea del clima del tempo e di quanto fosse distruttiva nei confronti della fisica tradizionale l'ipotesi di Einstein dei fotoni. Ma come vedremo, una conferma clamorosa di questa ipotesi venne in seguito in un effetto chiamato effetto Compton e dall'uso che lo stesso Niels Bohr fece di questa relazione e delle idee di Einstein nell'interpretazione dello spettro dell'atomo di idrogeno. Per finire, ecco un filmato che riassume i concetti sviluppati in questa lezione. Fu proprio la spiegazione che Einstein diede dell'effetto fotoelettrico e non la teoria della relatività a fargli ottenere alla fine il premio Nobel per la fisica. Tradotto nel linguaggio di oggi, ecco ciò che disse. Un elettrone contenuto in un metallo non ha l'energia sufficiente per allontanarsi. La quantità di energia mancante si chiama energia di estrazione. Ma se un elettrone assorbe la luce ultravioletta che arriva in un fascio avente l'energia data dalla formula di Planck, l'elettrone può accumulare energia più che sufficiente per allontanarsi dal metallo. Se le cose stanno così, riesce ad accumulare un'energia cinetica pari ad H moltiplicato per F meno l'energia di estrazione. Questa è l'equazione dell'effetto fotoelettrico di Einstein. Era la soluzione perfetta e fu dimostrata tale da Robert Millikan nel laboratorio di Chicago. Quando misurò le energie degli elettroni espulsi da vari metalli per mezzo di frequenze di luce diverse, Millikan osservò che mentre ogni metallo aveva un'energia di estrazione diversa, la costante di Planck assumeva lo stesso valore universale per tutti. Questa spiegazione dell'effetto fotoelettrico non solo confermava la teoria di Planck, ma dimostrava direttamente che i fasci di energia esistono già nel campo elettromagnetico. In altre parole, la luce viaggia in particelle.